Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Siamo ancora su Nier Replicant. Dopo aver scoperto, ahimè, la fine del nostro amico traghettatore, siamo pronti a comunicare la notizia alla nostra mamma Popola. Vediamo che cosa è successo nel frattempo, se è riuscita, magari in un modo o nell'altro, a decifrare qualche messaggio o a decifrare qualcosa di ciò che effettivamente ci interessa sapere del puzzle che andremo a comporre di tutti i pezzi per trovare la casa del Signore Oscuro. Sendō-san が亡くなられて海岸に魔物が出るなんて。Sendō の彼はよく夫婦喧嘩の話をしながら笑っていたわ。奥さんのことを大切にしている誠実な人だったのに。彼のことはすごく悲しいけれど あなたが無事でよかったわ。そうだ、ポポルよ。魔王の城の鍵については何か分かったのか。暗号の解読は進めているのだけど行き詰まってしまって、中世のケルベロスはもしかしたら犬のことかもしれないけれど、そんな変わった犬は見かけたことはないし。ポポルさんにも分からないなんて相当複雑な暗号なんだな。 でも鍵とポポルさん。ありがとう。それと船頭の彼が休んでいたから別の人を手配しておいたの。 Perché ovviamente sarei rimasto senza barca praticamente. Invece adesso abbiamo nuovamente la possibilità di viaggiare come facevamo prima. Wakarimashita. Dareka o ushinatta to shitemo kono sekai wa mujihi ni mawari tsuzukeru no da na. Abbiamo ricevuto della posta, quindi potrebbe essere effettivamente il ragazzo del cumulo di Charpame. E invece, comunicazione ufficiale. Ai sensi della regola 25.656, questo è l'annuncio ufficiale delle nozze del re di facciata. Siete pregati di inviare obiezioni e o congratulazioni tramite i canali ufficiali ai sensi della regola 38.585. Cordialmente, l'ufficio reale di matrimoni e altri contratti e obbligazioni giuridicamente vincolanti di facciata. PS. Ciao ragazzi, qui è re di facciata, scusate la formalità dell'invito, sto per sposarmi e vi voglio tutti al matrimonio. Partite subito. Oh, ano kozo. Ya, oga kekkon to wa. Kekkonshiki ka. Esatto, quindi let's go. Tu facciata. Ovviamente sarebbe stato il viaggio molto più lungo se non avessimo avuto praticamente la possibilità di spostarci tramite la barca. Però fortunatamente così non è. Infatti consiglio di fare subito la missione che per l'appunto ci permette di riavere il traghettatore, perché così. Esatto, però da questo momento in poi purtroppo non avremo più il nostro vecchio amico, ma ci sarà una guardia semplice. カイムだろうな。なぜそう言い切れるのだ。本当にそんな植物があるのなら今頃砂漠は緑でいっぱいだろ。 アイネさんは植えたことあるんですか。いや、じゃあわかんないですよね。何事もやってみなくちゃ。そうだな。試してみなくては始まらないこともある。楽天的な奴らだな。狼が砂漠にいる。不思議だとは思わないか。Esatto. Sono tornati i lupi nel deserto, quindi. È un po' particolare questa cosa, no? C'erano anche prima
i lupi, ma erano spariti, se vi ricordate bene. Ora invece sono tornati. Allora, non vi preoccupate per le side quest, questo è un salvataggio vecchio. Io già ho fatto tutte le side quest nel salvataggio da cui continueremo. Vi ricordo che questa parte di gioco io l'avevo già fatta, però purtroppo l'ho persa perché l'ho cancellata per sbaglio, quindi possiamo andare direttamente dritti verso la storia. E tra l'altro questa è la prima volta in cui possiamo entrare nella residenza del re, se ci fate caso. Esatto.驚いたな。すっかり大人っぽくなりよって。そういうことならカイネも呼ばないとな。ははははだ。つえ、イラソータサタラ。ギントソンキシチって大体釣りだったらあき。お、見るさい?あ、はじめまして。この度のご結婚、おめでとうございます。たく。あの、 Esatto, lei sta sempre fuori perché è abituata, ma qui a facciata non c'è nessun problema per Kaine. やれやれ。風呂に入る時まで掟があるとは。白は浮かんでただけじゃないか。 Tanto tu il bagno non lo puoi fare. カイネ。どうした? 結婚式などというめでたい席に私が出てもいいのか? いいんだよ。王が直々に招待してくれたんだから。王は良くても周りの人間が。この街は 俺やカイネの村とは違う。変な話だけど、掟に書かれていないことは誰も気にしない。そうか。我個人の価値観からすれば、かような下着姿で婚礼の場に臨むは、なかなか奇妙に映るがな。もう話しかけるな、クソフキガミ。 Dopo che t'ho gettato nel fuoco. どうした?いや、なんだか寝られなくて。何か心配事でもあるのか?全然そんなんじゃないです。明日の結婚式が楽しみで、いろいろ想像してたら 素敵だろうな、綺麗だろうな。 Orsi su monocicli. Guardate quanto è tenero Emil. Cioè, è, nonostante tutto, è comunque un ragazzino. Vorrei esserci io al posto di Fira. L'avevo già spiegato nella volta scorsa, ma lo ripeterò ovviamente, perché questa è una piccola curiosità, un piccolo dettaglio che nella community comunque di Nier tutti quanti hanno notato, ovvero il fatto che Emil molto probabilmente sia rappresentato comunque da un personaggio omosessuale. E il fatto che comunque si vedrà successivamente anche qual è il segreto, o comunque qual è il motivo per cui Kainé risulta essere in questo modo, quindi risulta essere questo tipo di personaggio, lo scopriremo ovviamente. Ma Emil è praticamente omosessuale, e questo viene sottolineato non solo da questo dialogo, ma anche da tante altre piccole cose che comunque insieme proverebbero questa sua, diciamo, questa sua natura fondamentalmente.
Se avete notato, anzi, se ci avete fatto caso, quando Emil guardò per la prima volta Nier, ovvero il nostro protagonista, gli disse che per l'appunto era di uno splendido aspetto, era molto carino, no? Ha fatto un grandissimo apprezzamento. Ma sentite che cosa viene detto adesso. Cioè, lui vuole essere al posto di Fira, ma sentite qual è la risposta. Anche tu troverai una bella sposa. Cosa? Oh sì, una sposa. Cioè, come se fosse quasi a disagio, no? Non lo volesse affermare. Fraintendere una semplice frase di circostanza. E sentite qua che cosa aggiunge Emil alla fine. Non è proprio così. Nel senso, non ha frainteso la frase. Cioè, lui l'ha capita benissimo, solo che non ha potuto o non ha voluto dire quello che voleva dire in realtà. È molto particolare questa introspezione di Emil, anche se non sembra evidente, perché comunque non sembra evidente, però è molto particolare. カイザンを強くて、時里やれてた。調子って、祝い事もまた仕事のうちだよ。同意。民に束の間の祭り気分を味わわせてやるのも王の思いやりというものだ。こだた。それにフィアを幸せにできるじゃないか。大切な誰かを守り、 幸せにするってことは男。アルトゥルは自殺だ。対決だ。さ。いいですね。結婚式。 花が舞い、人々が祝福をくれる晴れの舞台。憧れちゃうなぁ。ね、カイネさん。知らん。おぉ。イギュート、ラセンチ、コイ、アルテルア、シースヨーリンチ、コッテチサイトズセ、オテイキク。さてれるた、イト。 魔物の狼がいるぞ。 狼たちはお前を狙っているようだな。
Tra l'altro non possiamo utilizzare la magia perché la respinge a quanto pare. Esatto, lei non era muta, veramente. Ce lo spiegheranno anche perché lei non era muta. Poi mettono sta host in sottofondo, maledetti. は分かるが今夫も海流地に会うだけだ海賊イオリアフェアルセンザルセンザルセンザルカザルセンザゾルキアレルゾテオラレキタゴユリペルワトルカイザムタトデクラクルトデク デルガンといカラツグキテテカイザムタリエキューサカイザムラオットトキテソードリリスダカイ王があのまま引き下がるとは思えぬな。 Esatto, qui tecnicamente noi potremmo anche scegliere di fare altro, ma ormai dobbiamo completare questo ciclo. Tatakai no junbi wa dekita no ka? Sì. Fia no kataki o utanai to na. Fia Yaril. Selgan Kido to Yajitsu Torel Hikiuchi Ketsu Aure Artemu Atado Scotsu Raida Okami no mure ga dore hodo no kazu ka shitte oru ka? Mura o
を襲ってきた狼どもなどほんの一部だぞ。セルシタイ。わかった。俺たちも協力する。デケは中和せ。お前のためじゃない。フィアのためだ。もう、タイネさんは口が悪いんだから。意見が揃ったな。ならば急ぐぞ。悲劇を止めるのだ。フェルア。タグ。と。とち。E qui ovviamente otteniamo un'altra arma. Kaizomu Akura. Zergan Utsu. To saketa. Kore de Sato Aruteru wa Chinkuru Chirasu. Aruteru wa Toyarira. Futin. Fia Gikita.タトサだ、キラツヨリウタタキツシ、リュウリュウトサ。ティン。よりウアイソト、フィア、トッツだった、あ。ティン。アンダダセ。ティン、トシキン。ユー、カイザムテク。アンダ。ルアミ。しか。アンダ、いえ、フィア、ロテとやりかきそできた。と、食いてゲルダ。エルダ、ラールエルダ、と、カイザルデカイザムとアイタ、フィア、アイザムデ、フィア、ジュネ、セキタとコダ、ゼルガンデ、アンダ、ゼルガン、ヤーリツ、ガッチ、クルト、カイザム、ゼスタル、ペラ、老体、リスラ関係、かけてしたすわれ、アルムーキ、エルトチ、ギサン、てきた。アルム。浮き汗。クユーリエ。押して。キルタチエククギリスアーガイ。え？カイザムユーリ。息お辻デクゴ。ユラ。カイザムチ。ツストジー。Cioè, le regole mostrano dove inizia la libertà. E dato che lui, appunto, era stato, diciamo, tra virgolette, fermato la prima volta a causa delle regole, nonostante tutto è partito alla volta dei lupi. E quindi il consigliere gli ha detto, dice, un re folle merita comunque sia un popolo folle. Ma non perché sia una cosa negativa, ma perché appunto le regole mostrano dove comincia la libertà. E lui è stato libero di vendicare Fira proprio perché ha, diciamo, oltrepassato le regole. Quindi è una sorta di paradosso che però in questo caso è servito a far capire che lui era effettivamente un re degno di facciata. E questa è una cosa molto interessante, no? Perché è un po' come con noi stessi, no? Che ci imponiamo delle regole o comunque... mettiamo delle barriere delle volte alle cose che facciamo e che vogliamo fare, ma che fondamentalmente dobbiamo oltrepassare per riuscire in un qualcosa, no? Lì, itte, kutai. Fia no tame da. Ikuzo! E ora possiamo finalmente affrontare il lupo. Lui ovviamente è immune alla magia, quindi per il momento non ha senso attaccarlo con la magia, ma dobbiamo... Okami-tachi-ga-o-o-neratte-o-ryo-da. Se-gerda, Kaizan! Kaizan-ji-keori!
狙いは仮面の王だ。次から次へと飽きぬことだ。狼たちの怒りはどこからやってくるのだ。Loro ovviamente possiamo utilizzare la magia. フィアとゼルガ、宴てらう。上だ、気をつけろ。Adesso invece lo possiamo colpire anche con la magia. Purtroppo non possiamo parare il colpo. Bene, l'abbiamo ammazzato in un primo rush, ottimo. Non gli abbiamo fatto fare neanche la seconda ondata. Questo fa risparmiare un sacco di tempo. Ma d'altronde la lancia fenice è troppo forte. Soprattutto potenziata come l'ho potenziata io nell'altro salvataggio, è un qualcosa di incredibile. Esatto, il Cerbero. Vi ricordate ciò che disse Popola, no? Era riferito a un cane, potrebbe essere riferito a un cane, e invece no, era riferito a un lupo. Il fedele Cerbero. E ha un perché. E queste saranno tutte cose che si scopriranno con la seconda run. Ecco perché Nier Replicant, ma anche Automata, sono dei capolavori. Perché ti fanno giocare un'esperienza e te ne fanno vivere un'altra nonostante tu faccia le stesse identiche cose. Perché nella seconda run io farò le stesse identiche cose. Solo che alcune cutscene e alcune cose saranno diverse. E sarà quello che io vi farò vedere. Ovviamente non vi farò vedere tutto il gameplay come lo sto facendo vedere adesso. La seconda run, o per meglio dire la run B, metterò soltanto le cutscene e tutti i video che giustamente avranno delle differenze e spiegherò anche queste differenze. Ma intanto il re di facciata qui ci ha detto il background storico di Fira. È stata messa in servitù debitoria da bambina e le è stato proibito di parlare. Giorno dopo giorno, senza una famiglia, ha lavorato duramente in quell'ambiente ostile. Quindi lei non era muta perché era nata muta, era messa in quella condizione per pagare un debito, quindi in servitù debitoria. Realistici. Fia wa kore made mo jūbun shiawase de atta. Ko. Mochiron. Ano musume nara kitto sou iu hazu da. Fia no hokori datta. Rippa na ou de are. Ah. Datta. Kutaitu. Ritchirairu. Kaizamu. Cittada che te tai sotto deve sfogare. Yare. Lano perua ton li anda toshi toshi lo o sama subete
Bene, e a questo punto possiamo tornare indietro. Ecco, a questo momento siamo arrivati esattamente nello stesso punto in cui sono arrivato col mio salvataggio originale. Quindi ho fatto tutte le side quest, ho potenziato le armi, ho fatto un po' di roba. E quindi dalla prossima volta ci vedremo con il mio salvataggio originale, che mi consentirà di andare avanti con la storia. Quindi andare alla foresta dei miti. Sì, purtroppo non è un grande viaggio. La foresta dei miti è probabilmente la parte più noiosa di tutto il gioco, però ce la faremo, diciamo, ce la faremo, la supereremo e andremo avanti. Bene, detto ciò, ci vedremo direttamente nella foresta dei miti con il mio salvataggio originale. E detto ciò, da Nier e anche da Kainé in questo caso è tutto, e noi ci becchiamo alla prossima. Bye bye.